Questa versione di Cenerentola, reinventata da Rudolf Nureyev, debutterà al Festival di Caracalla e il pubblico si troverà una Cenerentola nella trama abbastanza simile, però è ambientata negli anni 30 ad Hollywood su un set cinematografico. C'è questo produttore che è un po' anche un mago, la nota il suo talento e la fa diventare appunto la stella di Hollywood. Come se fosse uno spettacolo nello spettacolo, perché non sono proprio un principe, io sto interpretando un principe, quindi sono un attore. Proprio per rimanere fedeli a Cenerentola, lei anche all'interno di questo balletto ha spesso dei rapporti con degli oggetti che diventano quasi dei suoi amici, quindi gioca a balla con la scopa, poi trova un vestito da uomo e gioca a essere un'attrice stile Charlie Chaplin, balla un tip-tap, parla con un attaccapanni, un po' come la Cenerentola che conosciamo, che nella sua solitudine crea dei mondi immaginari. Nella mia prima entrata sono molto euforico, molto felice di poter iniziare questa registrazione, di girare questo film di Cenerentola, quindi non vedo l'ora anche di conoscere la mia partner. Mi hanno promesso che ci sarà una diva straordinaria, di rara bellezza, e invece mi ritrovo due sorellastre che ballano in una maniera molto goffa lì per lì. E mi indispettisco un attimo con il regista, con il produttore, perché dico: mi aspettavo qui una diva, la mia Cenerentola. La cosa particolare è essere la protagonista di una storia molto conosciuta. Quando è così ti trovi a dover rappresentare qualcosa che è più grande di te, perché da quando sei piccola che tu racconti questa storia, che l'ascolti o la racconti ai tuoi figli. E poi quando ti trovi a impersonificare questa Cenerentola devi trovare la sua unicità, la sua semplicità, che agli occhi di chi sa guardare diventa una bellezza e un talento.